Gente cinefila di Movie Player, bentornata a Cult, i film che ci hanno cambiato la vita, sempre dal nuovo scintillante splendido studio di Movie Player. Oggi parliamo di un film che ci ricorda che alcuni cult sono come piccoli semi, magari inizialmente anche un po' sottovalutati, ma che lentamente germogliano e si radicano all'immaginario collettivo, entrando di diritto nella storia del cinema. E a volte può capitare anche con un piccolo film d'autore francese, addirittura con una bambina esordiente e con un protagonista silenzioso, capace di dire tutto senza dire niente. E allora, armati di pistola e di innaffiatoio, mi raccomando, molto importante l'innaffiatoio in questo film, lanciamoci in questa fiaba oscura che ci ha fatto innamorare di un assassino e di una bambina. Fiaba metropolitana tra le strade di New York. Il cattivo ammazza la famiglia della bambina. La bambina entra nella tana del lupo per chiedere aiuto. Poi il lupo e Cappuccetto Rosso si tengono per mano, si riconoscono e si aggrappano l'uno all'altra per provare ad andare avanti in un mondo balordo. Fra di loro nasce un rapporto basato su un bene schietto, istintivo, viscerale, come un film che tira dritto per la sua strada senza fermarsi mai. Questa è la storia di Leon e della piccola Matilda, donna senza il tempo per essere bambina. A raccontarcela è un ispirato Luc Besson, che traveste questa narrazione tipicamente fiabesca con sprazzi di action e di thriller, per poi soffermarsi solo e soltanto sul cuore pulsante della storia, la bambina e l'assassino, il mentore e l'allieva, il padre putativo e la figlia inquieta. L'insolita relazione tra i due è senza dubbio la colonna portante di un film che riesce a raccontare con grandissimo tatto l'amore tra due sopravvissuti. Due persone nate e cresciute ai margini che dopo tanto tempo trovano nell'altro qualcosa di buono e di bello. Matilda trova finalmente il padre protettivo e amorevole che non ha mai avuto, una guida che le insegna a vivere, a difendersi e a crescere. Semplicemente qualcuno che si prenda cura di lei nonostante la goffaggine del sicario. Leon, interpretato da un imploso e straordinario Jean Reno, trova nella curiosità della ragazzina una spinta vitale dimenticata da troppo tempo e finalmente una missione che non sia uccidere qualcuno ma far crescere qualcuno. Matilda è la fugace prospettiva di una vita normale, di uno scambio reciproco di attenzioni per un uomo emotivamente bloccato e inibito, oltre che condannato alla solitudine. Questo trovarsi Besson lo racconta alla perfezione e lo fa camminando su un filo sottilissimo, perché raccontare il puerile innamoramento di una dodicenne nei confronti di un adulto sarebbe potuto apparire facilmente scabroso, e invece no, perché Leon è impregnato di tenerezza, dolcezza e impaccio in ogni sua inquadratura ed è impossibile non affezionarsi al bene nato fra queste due strambe anime gemelle. E poi c'è lei, ed è una folgorazione assoluta, ovviamente Natalie Portman. Se il personaggio di Matilda è diventato indimenticabile, lo si deve soprattutto allo straordinario talento di una giovanissima attrice israeliana. Besson si sofferma su una marea di primi piani per sottolineare la vasta gamma di emozioni che fuoriesce dal volto di un'attrice nata matura. Mai acerba, anche a 12 anni, Natalie Portman riesce a farsi carico di un personaggio complesso, in cui convivono fragilità e forza, fame di vita e spirito distruttivo. Sulla soglia tra purezza e malizia, Matilda è un personaggio inquieto, perfetta incarnazione di un'età instabile come l'adolescenza. È lei uno dei tanti pregi di un film innaffiato dal tempo, perché come detto i grandi cult assomigliano davvero a piante che mettono radici impossibili da sradicare nella storia del cinema, e Leon di piante ne sa qualcosa. E adesso, come sempre, qualche chicca dal backstage. La parte di Matilda era già stata assegnata a Liv Tyler, che avendo già 17 anni però fu ritenuta troppo grande per il ruolo. I genitori di Natalie Portman, pensate, non gradivano il fatto che Matilda fumasse nel film, così imposero delle regole ferree al regista Luc Besson. Natalie non avrebbe mai dovuto aspirare fumo, le scene con le sigarette sarebbero state massimo 5 e la ragazzina avrebbe smesso di fumare nel corso della storia. Ma cosa è rimasto di Leon nell'immaginario collettivo? Beh, il rapporto tra Leon e Matilda resta ancora unico per tenerezza e complicità. Quello che è rimasto intatto è il fulgido talento di Natalie Portman, che negli anni, passando dal cinema commerciale a quello d'autore, è diventata una delle più grandi attrici della sua generazione. E adesso, come sempre, arriva il turno della frase cult, e questa volta ho un po' barato, perché non è solo una frase, ma un piccolo scambio di battute. Risentiamolo. Come ti chiami? Leon. Che nome cazzuto. E per la scena cult invece abbiamo scelto la camminata sul pianerottolo di Matilda, che in pochi secondi si rende conto dello sterminio della sua famiglia, cerca di trattenere la disperazione e bussa alla porta di Leon in cerca di salvezza. Il
just opened the door. Una scena davvero da brividi che ogni volta mi fa venire la pelle d'oca. Bene, e anche questa puntata da Pollice Verde di Calti, film che ci hanno cambiato la vita, finisce qui. Voi come sempre ditemi nei commenti qual è il vostro rapporto con Leon, anche voi siete rimasti folgorati dal talento cristallino di Natalie Portman? E fatemi sapere nei commenti sempre che film vi piacerebbe vedere nella prossima puntata. Grazie per aver visto il video fin qui, noi come sempre ci rivediamo martedì prossimo. Ciao!